Bella a tutti ragazzi, qui è la CPM TV che vi parla, io sono Jeff e oggi siamo su Clash of Clans per una challenge che consiste nell'usare 5 maghi e tutti i guaritori e riuscire a fare almeno una stella. Quindi iniziamo subito a giocare. Come si può vedere sono di H7, mi sto maxando e vabbè, passiamo al gioco. Allora, dovremmo riuscirci prima di 10 skip. Quindi, via il primo. Ma penso proprio di no. Questo no, è un po'. Non so, non mi ispira fiducia. Però ha le difese aeree basse, quindi lo potrei attaccare da qui. Ma va, proviamoci. Allora, mettiamo i guaritori e i maghi. E inizieremo a mettere subito tutti i guaritori. Ecco, stanno dirigendo verso lì. Ecco, non li possono toccare. Sperando che mi guardano quei maghi. E loro sono deficienti che si separano. No, mi sta morendo un mago. Deficienti. E stanno pure le truppe del clan. Ma ti pareva? Ma ti pareva, ma ti pareva questo. Ma no, non è possibile. Resa subito. Perdiamo truppe. Allora, potremmo provare a rifarlo. Potrei gemmarmi. Vediamo un po'. Perché zero? Ah, già l'ho schierato, vaffanculo. Non è possibile, mannaggia. Proviamo a farli un'altra volta. Aspetta, dove sono i guaritori? Ecco qui. 4 di qua. I maghi 5. E aspettiamo. Ok, siamo pronti per il nuovo attacco. Possiamo subito iniziare e speriamo che ci vada meglio. Allora, siamo beh, questo c'è il municipio, però non mi ispira tanta fiducia questo municipio fuori. Uno skip andato. Poi, questo, ma manco questo, questo c'è la difesa aerea alta. No, di qua no. Lo cervello no, mi potrebbe. No, meglio di no. Allora, poi andiamo. Questo meglio non andiamo, siamo a 5. Ai 6. No, manco questo. È troppo forte. No, no, no. Quindi siamo 7 skip. 7 skip poi. Se vabbè. 8 skip. No, neanche questo. 9 skip. Cavoli, questo è l'ultimo. Ai ai ai. Però potremmo attaccare questo, possiamo provarci. Non ha, penso di, che non abbia le truppe del clan. Quindi. Vabbè. Iniziamo a schierare il re barbaro qui. No, meglio qui il re barbaro per distrazione. Aspetti, il re barbaro non lo dovevo piazzare. Vabbè, non fa niente. Lo lascio andare da solo, tanto. Ok, mettiamo i 5 maghi. Perché vi dividete? Ma siete deficienti buono loro. Il re barbaro sta facendo tutto. Oh zitti che forse ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta a fare una stella, infatti. Ce l'abbiamo fatta. Vediamo fino a che punto si possono spingere. Allora. Cioè i maghi non coperti hanno fatto più danno di quelli che sono coperti. È una cosa impressionante. Ok. Sono accompagnati dal re barbaro. Il re barbaro che è un altro poi a full vita. Se gli facciamo il 100% è da record. È da record. Qui siamo. No, no, forse ce la facciamo. Se non muoiono i guaritori ce la possiamo fare. Dai, dai, guaritore. E vanno a fare la seconda stella, mi sa. Eh sì, perché il.
Il re barbaro è full vita. Sì. No, mi sono morti i guaritori. Siamo inguaiati, come si suol dire. Allora, i maghi però possono dare un grande aiuto. Vai maghi. Sì, il mago sta dando tantissimo aiuto, Vai, forza. Forza re barbaro. Ok. Il re barbaro accusa i colpi e il mago fa pulizia. Abbiamo 40 secondi, ce la possiamo fare? No, non ce la faranno mai. Però proviamoci almeno. Questo che si è impegnato su questo muro, dando il cannone che lo sta ammazzando. Come se non ci fosse un domani. Vabbè, poi passa un altro muro, ma lo sei deficiente. Ecco qua. Sì, vediamo qual è il massimo che riusciamo a fare, perché il 100% non credo proprio. Ok, facciamo un 90%. 89%, che schifo. Dai, me lo potevi dare un altro po'? 90% me lo potevi dare? Vabbè, è stata una partita molto particolare, perché non si vede tutti i giorni entrare in un villaggio tre maghi accompagnati da 17 guaritori. E per oggi penso sia tutto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi, noi ci vediamo nel prossimo video.